Questo incontro è dedicato a delle date. Innanzitutto un accenno a come Dionigi il Piccolo arrivò a datare l'era cristiana. Dionigi il Piccolo era nativo della Galazia, ma abitava a Roma e voleva essere chiamato il Piccolo per non essere confuso con Dionigi l'Areopagita, di fronte al quale non si sentiva affatto di pareggiare. Cosa fece Dionigi il Piccolo? Prese il Vangelo di Luca, al capitolo 3, versetto 1 e al capitolo 3, versetto 23, e trovò che Giovanni il Battista cominciò il suo apostolato al 15° anno dell'impero di Tiberio Cesare, che corrisponde al 783 di Roma. Poiché Gesù, quando iniziò il suo ministero, aveva circa 30 anni, ce lo dice Luca 3, 23, e Giovanni il Battista era di 6 mesi più adulto, lo sappiamo, sottrasse alla data 783 di Roma 30 anni, giungendo a 753, il quale divenne l'anno 1 dell'era cristiana. Prendiamo in mano adesso il Vangelo di Giovanni per vedere un po' quel mistero dei 33 anni di Cristo. Il Vangelo di Giovanni ci parla che Gesù trascorse 3 Pasque a Gerusalemme, dunque un anno e un altro anno, e prima ebbe un'attività, quella di chiamare gli apostoli: Andrea, Giovanni, Pietro, Filippo, Natanaele, Giacomo. Partecipò alle nozze di Cana, quindi ai 2 anni e mezzo dobbiamo aggiungere un tempo che conduce al battesimo di Gesù nel Giordano per opera del Battista. E dunque, se noi aggiungiamo ai 30 questi 2 anni e mezzo, si arriva a 33. C'è un altro dato molto importante, è che quell'anno la Pasqua cadeva di venerdì. 2 volte in quel tempo cade di venerdì, una volta il 30 dopo Cristo e un'altra volta il 33 dopo Cristo. E poiché il Vangelo di Giovanni proprio ci dice che il venerdì, giorno nel quale venne crocifisso il Signore, era il giorno di Pasqua, secondo il computo dettato dalla legge, i farisei seguivano questo. I sadducei, quelli del Tempio, poi vedremo meglio, seguivano invece uno spostamento. Quando c'era il sabato, spostavano la Pasqua al sabato. Ma allora noi abbiamo il 33, e quindi anche questo è un dato che ci conferma il tradizionalissimo 33 anni della vita del Signore Gesù Cristo. I sadducei si differenziavano, ho detto, quando la Pasqua cadeva il venerdì la spostavano al sabato. Sapere il perché è un'impresa, perché sui sadducei noi conosciamo molto poco. Per quanto possiamo sapere, sappiamo ben poco. E anche perché la loro dottrina era riservata a pochi, perché non erano numerosi, e anche era molto fluida,
e per cui dobbiamo accontentarci di quello che ci dice il Vangelo di Giovanni. Cosicché i Sadducei fecero la Pasqua, la cena di Pasqua, al venerdì dopo il tramonto del sole, mentre invece Gesù fece la Pasqua al giovedì dopo il tramonto del sole, secondo quanto dice il libro del Levitico, capitolo 23, versetto 5. Il primo mese, al 14° giorno, al tramonto, sarà la Pasqua del Signore, 14° del mese di Nisan. Dunque alla sera, poi il 15 è il giorno di Pasqua fino al tramonto, perché il giorno passava da tramonto, era computato dal tramonto del sole al tramonto del sole del giorno successivo. Dunque Gesù seguì la tradizione comune seguita anche dai farisei. I Sadducei invece no, seguivano quest'altra tradizione loro, ma c'erano differenze, non ci sono problemi, è documentato che c'era della lotta tra le date, delle piccole diatribe. Comunque è questo. Perché poi Giovanni presenta questo dato dei Sadducei? E lo presenta perché sono in campo i Sadducei, sono in campo i sommi sacerdoti, Caifa e Annia, il Sinedrio, i quali non entrano dentro il litostroto di Pilato. Perché? Perché volevano fare la Pasqua, non potevano entrare dentro, si sarebbero contaminati. E dunque la datazione era quella. E Giovanni segue il percorso dei Sadducei perché è quello che è importante per lui, per far capire la dinamica della condanna a morte del Signore. E qui dobbiamo andare avanti, perché forse già qualcuno dirà: ecco il famoso tradizionalista, 33 anni, ma non è così, ma per carità. Beh, allora cerchiamo di darci un'occhiata, proprio perché si dice che non è così. Innanzitutto dico che non è farina del mio sacco, presento un estratto che poi vi dirò dove l'ho preso e lo potete trovare anche voi in internet. La questione incominciò con Emil Schürer, uno storico, teologo tedesco, protestante, di inclinazione liberal, 1844-1910. Emil Schürer si affidò a Giuseppe Flavio, che sappiamo è uno storico. Prese in mano le antichità giudaiche e concluse che Erode era morto il 3 avanti Cristo. Voi capite che cosa succede. Succede che la strada degli innocenti non la poteva aver fatta Erode e che anche Luca aveva posto una data per Cristo, 30 anni, piuttosto incerta. E dunque bisognava che i cristiani, i cattolici, dessero più anni a Cristo per far combinare il tutto con i Vangeli, i quali però ne uscivano un po' malconci, perché se perdevano la forza storica è chiaro che si poteva dire che insomma c'era stata anche una narrazione, una narrativa che è entrata dentro ai Vangeli. È vero, prendendo in mano Giuseppe Flavio si arriva al 3 avanti Cristo e i conti non sono difficili. Erode ebbe 37 anni di regno a partire dalla nomina del Senato romano al tempo della 184esima Olimpiade.
ed è la seconda nomina di due consoli che nomina. E con ciò si arriva al 40 avanti Cristo. Dunque 40 meno i 37 anni di regno si arriva al 3 avanti Cristo, che secondo Giuseppe Flavio è la data della morte di Erode il Grande. Regnò poi 34 anni dalla morte di Antigono, che era stato posto a capo di Gerusalemme dai parti, i quali vennero vinti da Pompeo. Gerusalemme cadde per mano dei Romani e si aprì la possibilità per Erode di insediarsi, uccidendo prima Antigono. E allora facciamo i conti, poiché Gerusalemme venne conquistata nel 63-64, togliamo 27 anni e si arriva alla morte di Antigono e si giunge dunque a 37. Poi gli anni sono 34 dalla morte di Antigono e quindi salta fuori ancora 3. Altro punto di riferimento posto da Giuseppe Flavio è la battaglia di Azio, che avvenne nel 31 avanti Cristo e che coincide, dice Giuseppe Flavio, con il settimo anno del regno di Erode. E allora si fa presto. 37 anni sono dall'investitura del Senato, perché il computo è questo, ci togli 7 anni, arrivi a 31, che è proprio la data della battaglia di Azio. Altro dato presentato da Giuseppe Flavio è il terremoto del 31 avanti Cristo, segnato archeologicamente dalle tracce che si vedono a Qumran, sempre nel settimo anno del regno di Erode, e anche qui i conti sono quelli di prima. Emile Schürer ne fu contentissimo. Risultava infatti che Erode era morto prima della nascita di Cristo e che perciò i Vangeli dovevano essere letti in maniera liberal, togliendo a loro il vigore storico che invece presentano. Ma le cose per Emile Schürer erano complicate, perché Giuseppe Flavio pone prima della morte di Erode un'eclisse di luna. Questa eclisse di luna cercò di documentarsi nei calcoli astronomici che aveva a disposizione nel suo tempo. Siamo nel 1900 e nel 3 avanti Cristo non c'è nessuna eclisse. È un guaio per lui. Quindi dovette ripiegare a un'eclisse antecedente del 4 avanti Cristo. E per cui lui disse che Erode era morto il 4 avanti Cristo. Ma c'è un problema, che tra l'eclisse e la morte di Erode, vicino alla Pasqua, passano soltanto pochi giorni, 29, nei quali fece tante cose Erode. Andò da una parte a farsi curare, andò ad altre terme per farsi ancora curare, radunò i notabili in un'adunanza e perciò li dovete chiamare, eccetera, eccetera. Quindi in 29 giorni non ci sta la cosa. E questo è stato notato subito. Ma la data del 4 è stata recepita ed è dilagata. Noi la troviamo ovunque. Comunque le cose non sono rimaste a questo livello, perché un aiuto è arrivato alla fine del Novecento, circa uno studio sulla visibilità delle eclissi a occhio nudo, non col telescopio, ma occhio nudo,
E questo studio l'ha fatto Bradley Elliott Schaeffer, professore emerito della Louisiana, membro dell'Unione Astronomica Internazionale, quindi non un personaggio di basso profilo, ma di altissimo profilo. E vide che sulla base di questi dati e sui calcoli che sono stati fatti, l'eclisse del 13 marzo del 4 avanti Cristo, sulla quale si basò Emile Schürer, non si sarebbe vista d'occhio nudo, in maniera chiara. Perché? Perché solo il 36% in plenilunio era in ombra della Luna. Era poi a soltanto 26 gradi sull'orizzonte, per cui a occhio nudo, e non era rossa per giunta, non era rossa, la famosa luna rossa, non era rossa, e per cui un occhio faceva molta fatica a distinguere un plenilunio da quell'eclisse. In ogni caso non era tale da creare un punto pubblico fermo. Avvenne tra le 2:40 di mattina alle 3:50 di mattina, di notte. E dunque l'eclisse del 13 marzo del 4 avanti Cristo poteva essere visto con i telescopi, ma non poteva essere notata a occhio nudo. E qui cominciamo a scricchiolare. E per cui qualcuno ha cominciato a dire, beh, seguiamo un'altra eclisse, e si sono spostati più avanti. Ce n'era un'altra il 15 settembre del 5 avanti Cristo, ma non tornava, perché prima ancora Giuseppe Flavio parla che prima dell'eclisse ci fu lo Yom Kippur, che un rituale di digiuno fissato, e non ci stava. Poi dopo, procedendo in avanti, le altre eclissi avvenivano nel primo avanti Cristo. Una è del primo gennaio del primo avanti Cristo. Lì vicini, è vero? Solo che è da escludere perché è troppo vicino alla Pasqua, i conti non tornano. Ci sono dei punti ben fissi, ben precisi, che fanno sì che i conti possono tornare o non possono tornare. Un'altra eclissi il 29 dicembre del primo avanti Cristo. Buona questa? No, non buona questa, perché il Monte degli Olivi copriva quella eclisse. Non si vedeva, troppo bassa sull'orizzonte, da Gerusalemme non si sarebbe assolutamente vista. Un altro guaio. Tuttavia ce ne fu un'altra di eclisse, 8-9 novembre, notte, il 2 dopo Cristo. E con questa eclisse i conti ci stanno tutti quanti. Ci sta la distanza dalla Pasqua, il tempo di Erode di fare tutte quante le cose, lo Yom Kippur. Insomma, questa data è una data che convince. Giuseppe Flavio si fissò con la data del 3 avanti Cristo, l'abbiamo visto, no? E tuttavia trascurò un fatto, il fatto della correggenza, un fatto molto comune. Il re consegnava pian piano ai figli il governo per addestrarli, per guidarli, per garantirsi delle loro qualità. Per cui i figli che successero a Erode il Grande dopo la morte cominciarono in effetti a regnare prima, e ciò lo si ricava da diversi dati che lo stesso Giuseppe Flavio
ci fornisse e anche degli accordi con la storia di Roma. Ma abbiamo anche un altro dato meraviglioso, quella della numismatica. Guardando le monete di Erode rimaniamo a bocca asciutta, perché Erode la data del suo regno la mise qualche volta all'inizio, poi normalmente si firmava re Erode, punto e basta, senza una data. Invece i successori, i tre figli, datarono le loro monete al quinto anno del loro regno. Ma allora, se è morto il 3 avanti Cristo e i figli hanno cominciato a coniare al quinto anno del loro regno, vuol dire che dal 3 avanti Cristo è incominciata la loro correggenza con Erode il Grande. Ecco, i tre figli li conosciamo: Erode Archelao, che nel Vangelo di Matteo troviamo, perché Giuseppe ebbe paura di andare in Giudea perché c'era Archelao. Poi abbiamo Filippo, poi abbiamo Antipa. Questi tre coniono delle monete. Dunque la correggenza. Le cose, vedete, che si stringono di molto. E adesso vi rivelo dove questo studio c'è, perché non è farina del mio sacco. Qui veramente ci vogliono degli esperti. E lo studio lo trovate pubblicato nella rivista Annales Teologici del 2019, recente, numero 33, pagina 11 e 54, ad opera di Fernando La Greca di Salerno, Università di Salerno, uno storico specializzato nella storia antica romana, e Liberato De Caro dell'Università di Bari, un fisico. Questi due personaggi hanno fatto uno studio meraviglioso. Lo trovate. C'è poi un articolo più accessibile, voglio dire, postato sul sito dell'Arcidiocesi Bari-Bitonto, sempre nel 2019, ed è stato postato da Liberato De Caro. Voi avete capito che cosa sto dicendo? Che la data di Dionigi il Piccolo non è più da buttare via, è da recuperare, e che la data del 4 avanti Cristo bisogna proprio lasciarla perdere. E perciò libri, libretti, Bibbie anche addirittura, che aggiunsero all'età di Cristo degli anni per far figurare che era nato prima della morte di Erode, per cui gli dettero 5-6 anni di più, compromettendo il vigore storico professato da Luca, il quale dice che ha fatto ricerche accurate e che si premura di fare un accordo tra la vita di Cristo e gli eventi di Roma. E Luca era un medico, un uomo di scienza, non un empirico, anche se allora la scienza medica era piuttosto empirica, tuttavia il metodo scientifico lo conosceva. E dunque ecco quello che dobbiamo concludere. A questo punto la via è aperta, i Vangeli sono davanti a noi. Vi lascio qui e vi lascio al Catechismo della Chiesa Cattolica, documento meraviglioso, frutto dello studio di molti, consultato e valutato da tutti i vescovi e approvato da Giovanni Paolo II.